Allora, buongiorno a tutti, io sono Elena Gemma Brogi e insieme a Rita Capurro e Franca Zuccoli sono una delle curatrici della mostra che andiamo a inaugurare oggi. Siccome faccio parte dello staff servizi culturali e documentali e la mostra è esposta in biblioteca, abbiamo deciso che faccio io gli onori di casa. E però prima di presentarvi i nostri ospiti lascerei la parola ai nostri due prorettori, prima al professor Orlandi che è in qualità di prorettore vicario che ci porta i saluti della rettrice. Grazie, proprio poche parole di saluto da parte della rettrice che non è potuta venire perché definirei che il periodo è piuttosto denso, visto che questa mostra è sulla nascita, se vedete i lavori sta anche rinascendo Bicocca per il 25° anniversario. Siamo, per chi non è di Bicocca, una università decisamente giovane, appunto compiamo adesso 25 anni, ma pur essendo giovani c'è sempre bisogno di oserei dire, di rinascere. Mi congratulo con gli organizzatori della mostra perché appunto l'argomento della nascita sotto vari punti di vista, dalla nascita di materiali alla nascita alle piante, è una bella idea, ma poi soprattutto quello che mi piace, che è anche un po' il motto di Bicocca, che va bene nascere, ma nascere non basta. E quindi, senza dubbio, un titolo molto azzeccato. Ancora complimenti, soprattutto anche per la parte della nascita del Museo Diffuso, che è anche un altro dei target che vogliamo raggiungere nel breve periodo. Per questo, col Museo Diffuso, non posso che lasciare la parola al mio collega, professor Nuvolati. Aspetto. A te, Giampaolo. Grazie. Beh, in realtà a me è stato chiesto anche di dire due cose, insomma, però io, se posso permettermi, no? Il titolo, nascere non basta, però nascere è la cosa fondamentale, cioè è un'epifania, è qualcosa che rimane per sempre, è il movimento prima di essere istituzione. È lo stato nascente. Noi ci ricordiamo, gran parte della nostra vita è fatta di momenti in cui nasce qualche cosa, l'attimo in cui una persona ne bacia un altro, l'attimo in cui uno si iscrive all'università, la fondazione. Noi abbiamo ricostruito la storia, l'entusiasmo che c'è nelle cose. Pensate solamente, io ho partecipato alla nascita di varie università. Altre università in giro, e c'è questo stato nascente che è molto emozionale ed è fondamentale. Dopo lo stato nascente, e quindi dopo il movimento, arriva l'istituzione, come in un qualsiasi rapporto, dopo la fase di innamoramento, dice Broni, c'è l'amore. In questo caso Bicocca è adolescente e tutti gli adolescenti hanno dei problemi. Abbiamo 25 anni, siamo adolescenti. Dobbiamo capire che cosa vogliamo, dobbiamo capire dove andiamo e questo è un aspetto fondamentale nella maturazione di un'università. L'università Bicocca in questa fase ha un orizzonte gigantesco, grandissimo, una potenzialità straordinaria. Bisogna che mantenga l'entusiasmo della nascita, lo stato nascente alberoniano, il movimento prima che sia istituzione, l'entusiasmo prima della routine. Ma nella nostra vita i momenti fondamentali sono quelli della nascita, quando inizia un rapporto, a livello emozionale molto più alto della routine, della standardizzazione. Che cosa sta facendo il Museo Diffuso? Che si trova già in una fase dunque di maturazione, dove deve mettere in ordine. Il mettere in ordine è un processo complicato, è un processo difficile, è un processo che sostituisce il cervello, come direbbe Simmel, al cuore. Il cuore è la fase iniziale, è il trasporto, è questa emozione incontenibile. Anche l'università è in una fase in cui il cervello, la progettazione, l'orizzonte, il calcolo, la razionalità diventano molto importanti. Però nascere, come dire, non basta. Ma una bella nascita, un momento esaltante all'inizio, è cruciale, è fondamentale, perché è di quello che ci si ricorda. Poi subentra questa fase, ripeto, di organizzazione, standardizzazione. Stiamo facendo molte cose con il territorio, non siamo più bambini, siamo adolescenti, mettiamo in rete tante cose. Sta per nascere il distretto Bicocca, che
che ha già una sua storia ma sta per essere ricostituito, e questo è un aspetto fondamentale, no? Anche questo, cioè mettere insieme tutti gli elementi del territorio, dal Teatro degli Arcimboldi all'Hangar Bicocca, alla Pirelli, ai grandi headquarters che ci sono in questa zona, al Sole 24 Ore, questo è fondamentale. E questo però di che cosa fa parte? Del tema dell'organizzare ciò che è già nato, ciò che già esiste, ciò che è già in vita, però che richiede un processo di organizzazione. Con il territorio, insomma, grazie soprattutto alla biblioteca, grazie all'attività di Rita, di Franca, stiamo facendo tante cose, tra cui questo esattamente, questa esperienza di organizzare i materiali. Se voi guardate questo, questo che io vedo adesso per la prima, che cos'è questo se non una organizzazione dei materiali che raccoglie l'entusiasmo della nascita? E quindi è anche una metafora molto facile, una reverie che viene automatica, come direbbe Bachelard, no? La nascita che però che si fa ordine. Allora, è quello che noi cerchiamo di fare qui, è di non dimenticare il momento entusiasmante di quando i rapporti nascono, anche sentimentali, e far sì però che non si inaridiscano. E quindi dare quello che è una sorta di oliatura, che significa dare continuamente vita a ciò che è nato ma che ha bisogno di continuare ad esistere. Quindi insomma queste iniziative sono straordinarie, devo dire la verità, che vi arrivo senza aver dato nessun tipo di contributo se non quello molto modesto che sto dando, però insomma grazie veramente agli organizzatori e grazie a voi tutti per essere qua. E grazie ai nostri due prorettori che hanno già detto tutto quello che avrei dovuto dirvi io, quindi esatto, con le stesse parole che avrei usato io. Io vi dico in due parole com'è nata la mostra che poi andremo a vedere. Noi avevamo qualche ingrediente nel calderone, gli ingredienti erano un museo diffuso che stava nascendo, uno spazio espositivo nuovo che è lo spazio che avete visto entrando, che ha un anno e mezzo più o meno, e la ricorrenza dei 25 anni della Bicocca, e ci siamo domandati cosa avremmo potuto mettere in mostra, perché come Ateneo siamo molto giovani, appunto siamo adolescenti, come diceva il professor Nuvolati, e verrebbe da pensare che non abbiamo grandi cose. Invece indagando abbiamo scoperto che nei dipartimenti c'è un tesoro nascosto molto bello, ma dovevamo partire da una cosa, e abbiamo deciso di partire dalla borsa dell'ostetrica Rovelli, che è un'ostetrica condotta che operava su Monza negli anni 50 del secolo scorso e che ci ha fatto dono della sua borsa. Da qua abbiamo iniziato a parlare del concetto di nascita, ovviamente con il Dipartimento di Medicina, con le ostetriche del Dipartimento di Medicina, e ci è venuta immediatamente alla mente una poesia di Neruda che dice: nascere non basta, è per rinascere che siamo nati. E questo concetto ci è piaciuto perché ci sembrava rappresentare esattamente la Bicocca, proprio come diceva il professor Nuvolati, con cui giuro non ho parlato prima di oggi, quindi è veramente il concetto che ci rappresenta di più, e abbiamo deciso di indagare un pochino, di parlare con gli altri dipartimenti e di vedere in primis come nascono gli esseri umani, e lo sapete tutti, no? La storia delle api, i fiori, ve l'hanno raccontata da piccolini. Quindi dopo la nascita dell'uomo abbiamo una parte di impollinatori e di nascita delle piante, perché grazie al cielo in Bicocca c'è anche un vivaio, e abbiamo il Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze con il quale abbiamo collaborato, che ci ha fatto dono, ci ha prestato per il momento dei modellini didattici per farci vedere quanto siano importanti gli impollinatori, e se avrete la pazienza di leggere un po' c'è scritto tutto ed è molto dettagliato. Poi ci siamo detti, come università siamo una fucina di idee, e le idee nascono a Scienze dei Materiali fondamentalmente, quindi senza volervi spoilerare niente vedrete dei materiali molto interessanti, e come diceva il professor Nuvolati, la nascita del museo diffuso, su cui io però darei la parola alla professoressa Capurro perché è molto più competente di me sul museo diffuso. Allora, non sono
Rita Capura, ma la faccio apposta in modo che vi mantengo l'attenzione. Sono Franca Zuccoli e sono molto contenta di essere qui. Prima cosa devo ringraziare la biblioteca Maria Elena Bramanti e Luisanna che hanno creduto in questo progetto e ci hanno permesso di fare una mostra folle. Quindi è una mostra pop in cui troverete delle cose che vi faranno un po' rimanere lì, a volte inorridire, a volte essere contenti, a volte domandarsi ma che cosa fanno qui questi oggetti. Ma devo ringraziare anche perché abbiamo fatto per la prima volta dei prestiti. I prestiti vedono questo museo diffuso entrare in collaborazione, e riflessione e cooperazione col Museo della Statale e qui abbiamo Marcella Mattavelli, il Museo di Pavia. Queste persone ci hanno prestato degli oggetti e noi abbiamo imparato a fare i facility report, a mettere tutto organizzato e a imparare cosa vuol dire ospitare nella propria università degli altri oggetti. Questo per noi ha voluto dire crescere come museo. Ma io devo ringraziare anche tutti gli enti culturali che hanno aderito, oltre ai dipartimenti, perché è vero che nascono le idee nel Dipartimento di Scienze dei Materiali, ma non solo in quello, in tutti i nostri dipartimenti nascono sempre idee e quindi si creano cose nuove, però è bello farle vedere e che il lavoro di ricerca non rimanga solo chiuso un po' nell'università, ma già dico, questa è una biblioteca aperta, entrando mi dicevano ma che bello spazio, poi vi presento le due persone fondamentali che sono qua al nostro fianco, che ci aiutano in questo percorso, perché cito solo Gisella Borioli qua di fianco a me, giornalista, art director, è la fondatrice, cofondatrice di Super Studio, ma adesso è la presidente anche di Museo City, tra le altre cose. E noi come museo diffuso, abbiamo aderito a Museo City e per noi è un elemento importante, ci parlerà proprio di questo. Alberto Garrandini, che è stato già presidente di Ecom International, presidente di Ecom Foundation, tantissime cose, non le leggo tutte, ma è stata una figura di riferimento e lo è ancora per noi moltissimo quando parliamo di musei, che cosa vuol dire essere un museo. Ma qui oltre ai musei universitari anche il Politecnico che ci ha prestato una serie di oggetti molto significativi e questo ha voluto dire conoscere le persone di queste e tra l'altro, dico anche una cosa piccola in parentesi, faremo delle visite tra andremo nelle loro università, ci apriranno le porte per farci vedere quelli che sono i loro musei, che sono dei musei favolosi e interessantissimi. È stato interessante anche capire, hanno scelto un oggetto tra i mille che avevano a disposizione da far mettere qui proprio perché noi potessimo riflettere su che cosa sono i musei universitari, che sono luoghi della ricerca, dello studio, della passione. Molti degli oggetti che voi vedete messi qua in mostra servono ancora ad oggi e guardo un'ostetrica di riferimento che ha di fronte a me perché oggi si commuoveva vedendo gli oggetti con cui fa didattica costantemente, perché i nostri oggetti universitari sono oggetti con cui noi facciamo didattica, anche le teste di insetto che sono un po' spaventose, che gli insetti impollinatori sono qui perché raccontano di un professore che va in aula a Casiraghi con le teste di insetto sotto braccio e spiega ai ragazzi che cosa vuol dire gli insetti impollinatori, come mai nascono le piante. Finisco velocemente di citare anche la relazione col territorio. Noi cresciamo perché abbiamo un territorio fondamentale. GASC, che è qua come museo d'arte sacro e contemporaneo, ha prestato un oggetto meraviglioso artistico e vi chiedo proprio poi di andare a vederlo con grandissima attenzione. Ma abbiamo Fondazione Pirelli, che ci ha prestato la scimmietta Zizi, che ci ricorda Bruno Munari, che è venuto a lavorare alla Fondazione Pirelli, che ha sperimentato un materiale. E quindi anche qui la forma delle idee e il valore dei materiali e il fatto che degli artisti hanno lavorato con le imprese. Per noi è fondamentale come università lavorare con le imprese. Ma poi abbiamo Mubig e là nel fondo voi vedrete un cavallo, qui come curatrice abbiamo dibattuto perché io sono innamorata di quel cavallo che è un trofeo. Praticamente cosa succedeva a Greco? C'era una corsa podistica e
questa corsa podistica aveva ogni tanto un vincitore. Allora che cosa accadeva? Il vincitore poteva portare a casa nella sua famiglia il trofeo, che era un trofeo condiviso, dove voi troverete i nomi e i cognomi delle persone che negli anni l'hanno vinto. Quando è nato Mubig, che è un museo del territorio e di Greco, le persone di Greco hanno portato questo trofeo all'interno di Mubig e hanno detto: adesso è importante che stia qui perché le persone lo possano vedere. Allora, Teatro degli Arcimboldi, che ci ha prestato il leggio, e vedrete poi chi ha usato quel leggio, per cui sappiamo, con delle foto e tutto. Poi Fondazione Pirelli, Pirelli anche Erbicocca, che ha scelto tre cataloghi. Il primo catalogo che hanno realizzato, un catalogo di una mostra che è stata fatta in collaborazione con l'Università Bicocca in un progetto di ricerca, e anche questo è molto interessante. Il catalogo dell'ultima mostra che c'è, perché ci aspettano per una visita guidata pensata apposta per noi in collaborazione. E il MIC, il Museo del Cinema, che è un museo anche questo fondamentale, vedrete due cineprese bellissime che sono esposte e anche questo raccontano. Allora, ogni ente ci ha dato un oggetto che racconta la sua storia, ma è creiamo un legame per andare in questi enti, e quindi è un museo diffuso, che vuol dire ci muoviamo, ma questi sono i primi enti, perché anche gli altri enti devono aspettarsi un invito in una prossima mostra. Ma qua davanti a me ho due dei principali esponenti di Brera Bicocca. Allora, il professor Eraldo Pauleso, raccontando un progetto che c'è da parecchio tempo in questa università con Brera, che vuol dire che una serie di studenti, giovani artisti seguono un progetto, realizzano delle opere, vengono esposte, c'è un premio qui in Bicocca ed è un lavoro interessantissimo che è stato fatto da anni. Viene dato un premio a questi studenti e già vi dico che quando uscite di qui, se volete andarlo a vedere, almeno uno in un corridoio esposta tutta diciamo, la produzione dell'ultima esposizione, che era la mostra Domani, scatti fotografici bellissimi fatti dai ragazzi. Ma oltre questo hanno partecipato degli artisti importantissimi, per cui Brera Bicocca è riuscita nel tempo a tesaurizzare una serie di opere importantissime che sono qua in Bicocca, grazie a un progetto visionario di Eraldo Pauleso e tutto il comitato scientifico che è con lui, e anche Stefano Pizzi dell'Accademia di Brera. Quindi, e Mario Arlati, ok, grazie. Avevo bisogno di fianco a me che mi dà il suggerimento prima di sbagliare qualcosa. Allora, io finirei un attimo qui il discorso, perché voglio passare subito la parola a Gisella Borioli. Ci hanno accettato all'interno di Museo City e noi siamo felici, perché non avevamo un museo ancora, l'abbiamo dichiarato. E non si sono ancora pentiti. Per adesso non si sono pentiti, poi quando usciranno non sappiamo, e quindi la parola subito a lei. Ecco, buonasera a tutti, sono io che sono contenta di essere qui perché mi sento arrivata a casa. Ho sentito delle parole molto familiari, le stesse che usiamo in Museo City. Ho sentito parlare di organizzazione, di organizzare ciò che è già nato e quello che stiamo facendo su Museo City. Ho sentito parlare di rinascere e quello che stiamo facendo con una nuova visione, un nuovo programma di Museo City. Faccio un passo indietro. Cos'è Museo City? Probabilmente tutti lo sapete, forse qualcuno no. Museo City è un'associazione senza scopo di lucro, nata 6-7 anni fa da un piccolo gruppo di persone appassionate d'arte e di cultura, che hanno avuto il coraggio per la prima volta di mettere insieme prima 50, adesso stiamo arrivando a 100 e anche più musei, istituzioni, luoghi dell'arte, archivi d'artista, musei di impresa e soprattutto una serie di luoghi dove si fa, dove si crea, dove si pensa, e di mettere insieme per fare cosa? Intanto per far sentire che Milano ha una rete, un patrimonio diffuso nella città e anche nei dintorni veramente grandissimo. Noi non siamo una città imperiale, non abbiamo avuto re o imperatori, ma abbiamo avuto principi, abbiamo avuto
benefattori, abbiamo avuto grandi personaggi che hanno fatto la storia della città, la storia antica e la storia recente. Bene, a questi sono dedicati, o tanti di questi hanno lasciato delle testimonianze di tutto, della loro visione della città, della civiltà, del loro tempo. Quindi, tutte queste belle cose, questo patrimonio, queste testimonianze sono raccolte in quelli che noi chiamiamo museo. E qui mi allaccio un'altra cosa che ho sentito dire prima. Museo è una parola che tutti conosciamo, vuol dire tanto, ma forse è un po' superata dai tempi, è un po' superata dal linguaggio, è un po' superata, dico una battuta, è un po' stupidina, ma quando tu vedi una cosa vecchia dici uff, quella roba lì è una roba da museo. Ecco, io vorrei che questa cosa non succedesse più, perché il museo fosse chiaro che è un luogo di conservazione, di studio, di testimonianza, testimoni presente, ma apre anche una finestra sul futuro. Però le parole sono importanti. Io ho visto, letto, mi sono un attimo seguito la vicenda del ritrovare una nuova parola per rinnovare, far rinascere anche la parola museo, e siccome io sono un po' una creativa in senso lato, nel senso qualsiasi cosa per me diventa un progetto su cui pensare, mi sono messa a pensare alla parola museo. Non sto qui a dire che cosa mi è venuto in mente, perché intanto le ho già bocciate io, perché era questa parola, ma in secondo luogo ci sono personaggi ben più qualificati. E quindi con il nostro Museo City, che è già una parola che è già modernizzata, già se vogliamo, dal termine City, intanto perché sottintende che stiamo parlando alla città, che il museo diffuso è già una realtà. In questa università c'è un museo diffuso, in Milano c'è un città diffuso, in Italia e nel mondo c'è un città, cioè il museo è diffuso, perché la cultura è sempre più diffusa. E Museo City, dopo, con la mia entrata, ma non soltanto per questa, io sto cercando semplicemente di portare avanti una strada che era già stata percorsa da altri, però con il mio ingresso, che sono per mia sfortuna una persona che ha sempre lavorato in iniziative nuove, io non ho mai fatto un lavoro in una testata che non fosse nata mentre c'ero io, in una società che non fosse stata fatta da me o da mio marito, in un progetto che non fosse innovativo. Mi sono sempre domandata: facciamo qualcosa che non è stato ancora fatto, riempiamo un vuoto, inutile che andiamo a girare attorno, cercare di fare meglio quelle che altro hanno già fatto. Allora mi sono trovata davanti questa rete che con grande ammirazione ho visto era già ben strutturata, importante, eccetera, però, come abbiamo detto prima, non basta nascere, bisogna rinascere. E allora come rinasciamo? Rinasciamo pensando a come deve essere il museo oggi, ascoltando le voci che ci sono arrivate, tante parole le avete già avute voi. Un museo oggi, a maggior ragione il Museo City, comunque, deve essere comunque multiculturale. Non è più concepito, o comunque esistono ancora dei musei, per carità, storici, artistici, eccetera, che si focalizzano su un aspetto, ma io penso che bisogna andare oltre, che perché un visitatore apprezzi, uno studioso, ma soprattutto una persona, un pubblico più ampio apprezzi un museo oggi, bisogna che abbia voglia di stupirsi, di incantarsi, di innamorarsi, che gli venga la voglia di tornarci, e per ritornarci deve trovare qualcosa di nuovo che non ha già visto prima, deve affezionarsi a questo museo perché sa che gli darà informazione, cultura, innovazione e piacere. Quindi penso che il museo oggi deve essere molto culturale. Un'altra parola che non può essere esclusa è inclusivo e sostenibile. Noi tutti parliamo di inclusività, ci siamo tutti accorti, per fortuna, che siamo tutti uomini uguali, bianchi, rossi, neri, di religione, oddio, questo oggi non è proprio il giorno di dirlo, ma comunque di religioni diverse, di generi diversi, di età diverse.
E quindi io penso che il nuovo museo deve pensare di parlare non solo ai suoi simili o ai suoi esperti, ma veramente a tutti, a partire dai bambini fino ad arrivare ai vecchi, perché la cultura ti forma fin dalla nascita, ma ti accompagna fino alla morte. Questo tipo di cultura, che oltretutto è molto fruibile e può diventare su misura, ciascuno può costruire il suo percorso visuale su misura. Leggevo della voce polifonica, è un termine che avete usato. È vero, il museo deve essere polifonico, nel senso che deve ascoltare e parlare tutte le voci. Tutte le voci vuol dire tutte le discipline, eccetera, eccetera. Che cosa fa Museo City? Una volta che abbiamo inquadrato cos'è il museo per noi, io credo anche per voi, dalle parole che ho sentito. Museo City ha il suo compito, è quello di... è un compito strategico. È un compito di connettere gli spazi dell'arte che aderiscono e anche quelli che magari non sono associati tutto l'anno, ma aderiscono o aderiranno agli eventi che faremo o metteremo in atto, alle occasioni di farci sentire, di connetterli, di creare occasioni di scambi, di conoscenza, di attività, tante occasioni, dopo vi spiego meglio, fra di loro, e di comunicarle oltre alla comunicazione dei musei, quindi rinforzare quello che i vari musei già fanno. Noi non organizziamo gli eventi, non siamo noi che diciamo guarda adesso ti porto un evento con quell'artista e quella cosa lì, no, questo è un compito dei musei, i musei devono avere, ma noi li vogliamo stimolare, vogliamo andargli dire guarda che lo devi fare perché in questo momento quello è. Faccio una piccola parentesi, io penso di essere stato un po' all'inizio del fuori salone a Milano, così come ho concepito il fuori salone diffuso in città. Io ho le mie società con le mie sedi, un'attività da lungo tempo, da 40 anni, questo sono 40 anni in zona Tortona, e vedendo che c'era un vuoto, c'erano tanti designer, piccole aziende, anche aziende internazionali, che non erano accettate dal salone ufficiale, erano circa 400 che non potevano entrare. Poi è vero, c'erano già gli showroom in città, qualche installazione alla statale, però erano cose limitate a delle grosse aziende che si potevano presentare. Io ho pensato di creare dapprima in zona Tortona, mettendo insieme tutte le piccole location e tanti amici, di cominciare a invitare dei designer alternativi, chiamiamoli così, e creare un nuovo quartiere espositivo. La cosa, come tutti sapete, ha avuto successo, ha creato il sistema in Milano. Ecco, io vorrei che Museo City fosse in grado di fare la stessa cosa per l'arte e la cultura, i musei. Creare una rete che in un certo momento dell'anno esploda, come esplode e come esplose il design. Prima il design era un fatto d'élite, erano solo gli architetti, i signori molto ricchi o molto colti o molto internazionali, molto informati, che sapevano cosa succedeva e rinnovavano le loro case, eccetera, eccetera. Oggi è diventato popolare, chiunque ha... tantissimi, anche le famiglie più modeste, magari non lo sanno, ma hanno magari sul tavolo l'oliera di Sozzas o lo scopino di Karim Rashid, o che so io, è diventato democratico. Mi piacerebbe fare la stessa operazione con Museo City, che non posso fare da sola, chiaro, è solo io faccio l'ostetrica se posso, ma poi i bambini devono crescere e camminare da soli. Ecco, quindi... quindi una voce polifonica che parla un po' di tutto. Il compito di Museo City è questo. L'abbiamo concentrato su due momenti speciali dell'anno. Uno, quella che fino ad oggi sono stati 3 giorni di Museo City. In 3 giorni all'inizio di marzo tutta la rete di Museo City si attiva su un tema dell'anno, mostra le sue collezioni e valorizza il tema dell'anno, la comunicazione che facciamo è più forte, lo diffonde, e l'anno scorso mi pare che abbiamo avuto 90.000 visitatori in generale. Lo chiedo a Silvia Adler, che è la general manager che segue questo evento fin dall'inizio. Io tante cose le sto ancora imparando.
Bene, questo lo faremo ancora, cercando di allargare il pubblico, perché abbiamo in mente di suggerire ai nostri musei di ampliare lo spettro di quello che farà vedere, di fare delle contaminazioni, è una parola che si usa molto nell'arte, delle contaminazioni di linguaggio e di altre forme di creatività. Se avranno le idee, sicuramente le avranno, ci diranno che cosa vogliono fare. Se non le avranno, saremo noi stessi a suggerire dei contatti, delle liaison, delle cose, in modo che si possa vedere il museo, valorizzare, vedere il tema dell'anno, ma vedere anche di più, interagire, perché pensiamo che nei musei non si deve andare solo per vedere, ammirare, formarsi, informarsi, magari anche annoiarsi, perché se uno poi non è interessato, dopo un po' salta via. No, ti vogliamo coinvolgere, ti vogliamo far interagire, ti vogliamo dare delle occasioni per fermarti, hai dei bambini, trovi lo spazio per i bambini in modo che non ti rompano le scatole mentre tu giri a vedere. Sei un disabile, troverai una carrozzella, troverai un aiuto per visitare. Hai un cane? Vorremmo che fuori ci fosse un angolino con un dog sitter che ti tiene il cane. Tante piccole attenzioni per rendere il museo empatico. Il museo deve essere simpatico, ti deve attirare, ti deve far venire. Io penso che questo possa essere negli anni, io non so quanto tempo ci vorrà, certo quest'anno è un tentativo, però un'occasione per portare la cultura, la bellezza, la conoscenza a più strati sociali, a più livelli. Poi adesso io ho fatto un elenco infinito che non vi sto a leggere, ma sono tante le piccole azioni che potrebbero coinvolgere tanti piccoli gruppi di persone sociali, tanti momenti. Quindi questo progetto si svilupperà nei giorni di Museo City, che da 3 vorrei portare a 5 per avvicinarsi alla famosa week. Non si chiama week perché le week sono decise dal comune in un loro progetto. Si chiamerà Milano Museo City, o io spero Milano Museo City Days, i 5 days, come le 5 giornate di Milano. Comunque i nostri giorni vogliamo che diventino 5 per avere più occasione di approfittarne. Il secondo progetto si chiama Museo City 365, vuol dire che faremo in modo che tutti i giorni dell'anno, almeno uno, tutti i giorni, magari esclusi i giorni di chiusura ovviamente, che almeno uno dei musei di Museo City faccia qualcosa di speciale, seguendo tutto quello che abbiamo detto prima, le contaminazioni, gli exchange, le esperienze, portando delle performance, della musica, delle presentazioni diverse, tutte le attività di alto livello che un museo può ospitare senza che questo sembri una cosa che non c'entra niente. Persino il gioco può essere parte del museo, persino divertirsi può essere una parola non blasfema dentro un museo, purché sia fatto nel modo giusto, nel momento giusto. Quindi le facility ve l'ho detto. L'altra cosa che ci piacerebbe fare è parlare di cose profonde con leggerezza, rendere semplici le cose difficili per farsi capire. Come? Chi sarà d'accordo? Magari per trovare una formula per le malefiche didascalie, che sono sempre una cosa difficilissima da scrivere, da mettere in formula grafica, da far capire. Io lo so perché quando sono nata, quando ero piccola, facevo la redattrice di moda e poi ho cominciato a scrivere, eccetera, eccetera. E il primo compito che mi hanno affidato è stato quello di fare le didascalie. Siccome la gente non legge, oggi men che meno, se legge qualcosa è la didascalia. In poche parole tu devi mettere tutto quello che devi dire, tutta l'essenza. E quindi ci vuole una grande capacità di fare le didascalie. E quindi anche quello sembra una stupidata, ma invece è una cosa seria e veramente importante. Cercheremo anche lì di lavorare di collaborare con i nostri musei senza imporre niente. Ciascuno è libero di fare quello che vuole. Però se qualcuno apprezzerà l'esperienza e l'attenzione che poniamo su certe cose, collaboreremo insieme.
Ritorno a dire che tutto quello che vi ho elencato, compreso una comunicazione avanzata, una comunicazione, ma questo già tutti lo sapete, che vada oltre gli strumenti normali e cerchi di cogliere tutte le novità che la tecnologia ci offre. Non parlo dei social, che oramai sono diventati come l'acqua che beviamo, ma ci saranno sicuramente degli sviluppi con gli algoritmi, l'intelligenza artificiale, i metamondi, eccetera, eccetera, che dovranno essere considerati dai musei, non dovranno essere trascurati, perché poi i giovani sappiamo che è lì che vanno a finire. Allora, ripeto, il compito di Museo City è di stimolarli e non di realizzarli. Ciascun museo si deve attivare, ma noi siamo qui per collaborare. Che cosa ci potrebbe stare dentro? Io ho fatto un elenco del tutto non esaustivo. Arte, design, architettura, grafica, visual, teatro, scrittura, musica, macchine di ogni tipo, scienza, ricerca, armamenti, perché negli armamenti credo che ci sia una, sebbene ci mettono i brividi oggi, c'è una ricerca pazzesca. E chi ha visto le immagini di questi giorni, i droni e gli aquiloni che scendevano giù a fare la guerra, si può porre delle domande che forse non sono solo dei razzi supersonici, ma forse l'intelligenza dell'uomo unita alla cattiveria del voler uccidere ti fa anche trovare dei mezzi leggeri a cui magari, cioè bisogna guardare oltre, bisogna avere, io dico sempre, la mente aperta e il cuore, in genere dico il cuore grande pensando alla generosità delle persone, ma insomma l'attenzione aperta. Posso, credo di avere detto un pochino tutto quello che vi volevo dire, non voglio dire, perché il mio quarto d'ora magari è anche già passato. È già passato? Sì. Ma allora, sto dicendo tutte cose che rispecchiano esattamente il nostro concetto di mostra, quindi... No, lo so che non dico niente di nuovo, però lo voglio dire con forza. A noi fa molto piacere, perché sentendolo dire da Museo City, che per noi è un'istituzione importante... Vuol dire che stiamo andando nella giusta direzione, no? Penso che adesso sia la sola direzione da prendere. Penso che bisogna farlo con forza, con passione, con competenza. E qui, però, io dico anche sempre una cosa, le idee non sono di chi le ha, le idee sono di chi le fa. Perché è facile dire, ah, l'ho avuta prima io. Sì, ma se non l'hai fatta, lui l'avrà avuta dopo, ma l'hai fatta tu. Per fare le idee ci vogliono, per realizzare le idee ci vogliono risorse umane, economiche, tecniche, logistiche, ci vuole un sacco di cose. Museo City è piena di entusiasmo e di voglia di fare, ma non ha tutte queste risorse davanti, e quindi ci siamo un pochino inventati la figura del volontario culturale. Questa è l'ultima cosa che vi dico e dopo chiudo. Il volontario culturale è una persona, anzi spero tante persone, con la appassionato, con la passione per l'arte, la bellezza e la creatività, con la mente aperta e il cuore grande. Il cuore grande vuol dire che sa di poter essere generoso di un pochino del suo tempo, di un pochino delle sue idee, di una qualche cosa che può essere utile ad aiutare a creare questo nuovo tipo di museo, inclusivo, diffuso, trasversale, polifonico, sorprendente, divertente, aperto a tutti e bla bla bla, di cui stiamo parlando. Ecco, noi controllateci, visto che siete tra i nostri associati, da una parte controllate se vedete che ci muoviamo nella direzione giusta, dall'altro collaborate con noi per farlo insieme a noi, perché come ripeto dovete... E ultimo, se tra di voi, tra i vostri studenti ci sono quelle figure dei volontari culturali che possono dare un pochino del loro cuore, del loro tempo a questo progetto, noi li ascoltiamo volentieri. Assolutamente, ben volentieri. Okay. Sì. Grazie.
Passiamo subito la parola ad Alberto Garlandini, che dei musei ha fatto, diciamo, una delle sue passioni e lavoro. Approfondiamo il discorso molto interessante del volontariato e anche della professionalità, no? Perché l'altro campo che c'è da tutelare è anche quello della professionalità all'interno dei musei, quindi Museo City lavora su questo aspetto dei volontari proprio perché crea una rete, ma non dimentichiamoci la professionalità all'interno dei vari musei. Quindi subito la parola ad Alberto, che è una persona per noi anche lui di grandissimo riferimento. Sì, grazie. Beh, prima di tutto vi devo ringraziare i tre numi di la mente e il braccio del nostro Mudib. Grazie di avermi invitato. Mi avete chiesto di parlare del ruolo del museo oggi. Questo è il motivo per cui mi avete chiamato. E lo faccio volentieri, naturalmente con una precisazione, che parlare del museo oggi vuol dire anche parlare del museo del passato e, quello che è più importante, del museo del futuro. Ha ragione il professore, il nostro prorettore, che ci diceva che avete 25 anni, siete giovani, ma già pensate a dove deve andare l'università. Bene, oggi parlare del museo vuol dire interrogarsi su dove sta andando il museo e dove deve andare, qual è il museo del futuro che vogliamo costruire. Vedete, l'università c'ha 25 anni, il museo diciamo che ce n'ha 10 volte di più, insomma, è un'istituzione, un istituto che ha più di 2 secoli di vita, e in questi 2 secoli di vita ha continuamente cambiato pelle, si è rinnovato, è un istituto che si è rinnovato tantissimo, profondamente e continuamente. E devo dire che nel mondo globalizzato di oggi questo cambiamento si è accelerato in una maniera impressionante. Il mondo sta cambiando in maniera impressionante, sta cambiando in modo anche inaspettato e purtroppo, come vediamo tutti i giorni, anche in modo violento. Bene, i musei, il patrimonio culturale sono parte di questo grande cambiamento. Negli ultimi 70 anni i musei sono cresciuti di numero in maniera esponenziale, anche in parallelo con la crescita della loro rilevanza sociale. Pensate, dico sempre, prima della Seconda Guerra Mondiale i musei erano poche migliaia. Oggi, nell'ultimo report fatto dall'UNESCO, che è stato pubblicato alla fine del 2019, si parla di 104.000 musei in tutto il mondo. Ma quello che è più interessante è che questo report ci dice che questi 104.000 musei sono il 60% in più di quelli che c'erano nel 2012. E se guardiamo questo grande processo possiamo dire che in meno di 50 anni i musei si sono quintuplicati. Quindi una crescita numerica che è veramente significativa di come il museo sia oggi rilevante nella nostra società. Quello che è certo è che i musei si sono rinnovati profondamente in pochissimi anni. Vedete, certamente la visione dei musei, del museo, come solo luoghi di conservazione è obsoleta, è totalmente superata. Naturalmente le funzioni tradizionali dei musei, che sono la conservazione, l'esposizione, la comunicazione, l'educazione, rimangono prioritari, ma si sono ampliati enormemente. E il ruolo sociale dei musei è cresciuto proprio man mano che si assumevano nuove responsabilità verso il patrimonio, non solo quello che conservano direttamente, ma, come abbiamo visto oggi, quello che c'è nel territorio che li circonda. Insomma, i musei del XXI secolo sono diventati hub di partecipazione, di dialogo interculturale, di inclusione sociale. La museologia contemporanea ci consegna una visione del museo in cui il patrimonio culturale è memoria attiva, è impegno civile. I musei sono anche luoghi di riconciliazione, di democrazia, istituti
del pensiero critico e dello scambio, libero scambio di idee. Naturalmente questa visione pluralistica del museo si sostanzia poi nel forte impegno dei musei a promuovere la partecipazione dei cittadini, alla vita sociale e culturale delle comunità. D'altra parte tutti sappiamo che l'accesso alla cultura senza alcuna discriminazione è un indicatore chiave, un indicatore riconosciuto di democrazia, di giustizia sociale e di benessere. Ce lo dice certamente la Convenzione Europea di Faro, ma ce lo dice anche la nuova definizione di ICOM, che vedremo dopo, e ci dice, e questa riflessione, questa visione, ci dice che le comunità non è che chiedono solo di essere ascoltate o consultate, interpellate ogni tanto, ma vogliono copartecipare, essere coinvolte nei processi decisionali. Un'altra riflessione che volevo portarmi è che so benissimo che la vostra università, il vostro museo, sono particolarmente attenti alle sfide poste dalla rivoluzione tecnologica. Certamente i nuovi strumenti della tecnologia sono una grande opportunità per raggiungere nuovi pubblici, per sperimentare nuove modalità di comunicazione e di partecipazione. D'altra parte abbiamo visto che durante i 2 anni disgraziati della pandemia, molti musei, non tutti, ma molti musei sono diventati laboratori di innovazione. E le tecnologie digitali, in quei momenti difficili, hanno aiutato i musei ad essere più accessibili, più interessanti e anche più coinvolgenti. Però in questo scenario, determinato dalla rivoluzione tecnologica, ci sono almeno 2 criticità da considerare, che volevo portare rapidamente alla vostra attenzione. La prima è che la comunicazione digitale non è efficace per tutte le fasce di pubblico, per tutte le fasce della popolazione. C'è una parte della popolazione, dobbiamo essere ben coscienti, che per età, per formazione, per contesto socio-economico in cui vivono, per accostarsi alla cultura ha bisogno di altri strumenti più legati alla dimensione relazionale e sociale. D'altra parte ricerche internazionali sui grandi trend ci confermano che esiste un profondo digital divide, che esiste su scala planetaria ma poi esiste anche in ogni paese. Più di 3 miliardi di persone, cioè il 40% della popolazione mondiale, non sono utenti internet attivi per vari motivi. E ciò contribuisce potentemente alle ineguaglianze. Ecco, combattere questo digital divide, promuovere l'alfabetizzazione digitale e anche l'alfabetizzazione in generale, ottimizzare le tecnologie disponibili, trovare un equilibrio tra l'esperienza museale digitale e l'esperienza fisica e ridare centralità al contatto diretto con le collezioni e con le attività dei musei è certamente una delle sfide più pressanti che oggi i musei vivono in tutto il mondo. E poi la seconda problematicità che volevo presentarvi, che è la necessità, da una parte la carenza di risorse a disposizione dei musei, in particolare di quelle umane. Vedete, gestire un museo è un lavoro complesso, lo è sempre stato un lavoro molto complesso, ma oggi nel mondo globalizzato è diventato ancora più complesso, richiede profonde competenze, continua innovazione, molta creatività. Ecco perché diciamo che le tradizionali professionalità del direttore, del conservatore e del restauratore si sono ampliate, hanno assunto nuove responsabilità e nuove professionalità, nuove competenze sono sempre più urgenti nel campo della comunicazione, dei servizi digitali, del marketing, della sicurezza. Insomma, il museo da istituto, che tradizionalmente era un istituto
era un istituto della specializzazione disciplinare, si è trasformato in un melting pot di competenze, di discipline, di professioni, in cui l'interdisciplinarietà e il lavoro di squadra sono indispensabili. E ve lo dico qua, lo dico particolarmente qua in un'università, proprio perché il ruolo dell'università come istituto della formazione, della ricerca, è diventato sempre più cruciale. Perché veramente io credo che l'insufficienza delle professionalità e delle competenze sia addirittura più grave forse della carenza di investimenti economici. Speriamo che comunque le grandi opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza ci possano aiutare anche in questo campo. Detto questo, arriverei rapidamente alla nuova definizione di museo. Parlare di una nuova definizione di museo vuol dire per l'appunto chiederci, cercare delle risposte condivise su dove vanno i musei e qual è il museo del futuro che insieme vogliamo costruire. Bene, l'anno scorso, dopo un forte, lungo, appassionato dibattito museologico, la comunità internazionale si è riunita e ha approvato quasi all'unanimità una nuova definizione. Qua in questa foto vedete il momento in cui io, in quanto allora un anno fa ero presidente di ICOM, ho annunciato in mezzo a un grande entusiasmo, dopo tutti i problemi che c'erano stati, che ICOM aveva una nuova definizione, aveva trovato una nuova definizione di museo. Di fianco a me vedete i miei collaboratori più stretti, i due vicepresidenti, un collega cinese, un collega africano, un collega brasiliano, una collega del Nord Europa. Bene, la nuova definizione, qui la vedete in inglese, poi ovviamente la presento rapidissimamente in italiano, riprende la struttura delle precedenti definizioni. Non ve ne parlo di quelle, però la definizione c'è una nuova, ma perché ce ne sono state altre, ovviamente. Riprende la struttura, ma con profonde innovazioni di contenuto, con l'introduzione di parole e concetti chiave nuove. Naturalmente si tratta di una definizione, non è il documento programmatico o la ricerca accademica, è una definizione in cui ogni parola e ogni virgola ha un senso. Qua la vedete in italiano, ma io a questo punto la commenterei rapidissimamente con voi. La prima frase, l'incipit, diciamo così, della definizione è questa: il museo è un'istituzione permanente senza scopo di lucro. Questo incipit è stato ripreso dalle precedenti, anche dalle precedenti definizioni. Quando si parla di istituzione permanente, non è che si vuol dire che il museo in quanto tale è eterno, assolutamente. Purtroppo ci sono musei che muoiono, come tutti gli esseri organici nascono, come dice la volta, e muoiono. Quando un museo muore? Quando non serve più, quando non serve più alla sua comunità, quando non è più in grado di innovarsi, non è più in grado di essere al passo dei tempi. E non molti, però ci sono musei che sono morti. Fortunatamente molti di questi che sono chiusi sono rinati dalle loro ceneri, come si diceva, insomma, prendendo delle immagini dalla filosofia greca, sono rinati dalle loro ceneri, ma in una nuova forma. Per quello, quando si parla di permanenza e di istituzione, si tende a questo. Quando si fa un museo non si guarda all'oggi, non si guarda al domani, non si guarda nemmeno al dopodomani, ma si guarda al lungo periodo ed è un'impresa che si fa per il futuro. Senza scopo di lucro, anche qua, naturalmente una chiarificazione, vi sto dicendo in pilloloni anche degli aspetti del dibattito internazionale, naturalmente. I musei possono, debbono fare anche attività commerciali, ma, e questo è il punto essenziale, l'attività commerciale non può essere l'attività prioritaria. Le attività prioritarie, vedremo, le finalità adesso le prendiamo, sono altre. E tutti i profitti che nascono
da ogni attività commerciale svolta dai musei devono essere reinvestite, non devono andare nelle tasche di qualcheduno, ma devono essere reinvestite nelle attività strategiche del museo. Attenzione, non è che sia contrario ai profitti, ma naturalmente noi stiamo parlando per un'impresa, far profitto è la sua natura. La natura del museo è un'altra, da qui queste parole. E al servizio della società, beh, questo individua a chi è al servizio. Anche questo è ripreso, non dico niente perché è evidente e su questo c'è poco da discutere. La terza parte individua, riprende le funzioni classiche e l'oggetto del riferimento dell'attività dei musei, con alcune innovazioni. Il museo effettua ricerche, colleziona, conserva, interpreta ed espone il patrimonio materiale e immateriale. Ci sono alcuni cambiamenti, piccoli cambiamenti rispetto alla definizione e alle definizioni precedenti. La ricerca è stata posta al primo posto, non perché sia più importante delle altre, diciamo così, funzioni del museo, ma perché se non c'è ricerca, e questo mi fa piacere dirlo qui in questa sede universitaria, che ha come fondamento la ricerca, se non c'è ricerca non c'è attività, non ci può essere nessuna delle altre attività. Se non si studia, se non ci si prepara, se non si approfondisce non solo la propria collezione ma tutti gli aspetti della vita del museo, non si è in grado poi di innovarsi e di essere al passo dei tempi. Si è inserito il termine interpretazione, una bella immagine del museo come interprete, e si è poi ovviamente ripreso il concetto di patrimonio materiale e immateriale. Un museo come il vostro, ne parlavamo prima anche con gli amici del museo qua di Greco, il patrimonio per noi sono oggetti, ma sono anche immaterialità, idee, storie, tradizioni, attività, eccetera. Quarta frase, e qua c'è un arricchimento notevole della precedente definizione di museo, che parlava che i musei sono aperti al pubblico, giusto. Però un museo non è che deve aprire le porte e aspettare che qualcuno entri e dire beh, noi abbiamo aperto la porta, non è venuto nessuno, nessuno interessato, non è colpa nostra, noi la porta l'abbiamo aperta. No, i musei sono qualcosa di più. I musei devono essere accessibili, e col termine di accessibilità non si parla soltanto dell'accessibilità fisica. È importante che se uno non può entrarci nel museo, oppure il museo è collocato in una posizione che è impossibile da raggiungere, ma accessibilità si intende anche capacità di interloquire con tutti, con tutte le diverse componenti della nostra società e delle nostre società. Inclusivi, e qua non dico niente, i musei poi promuovono la diversità e la sostenibilità. Anche qua diversità è al centro del museo. Il museo promuove, è sempre diverso, ci sono 104.000 musei e non ce ne due uguali. Se ce ne fossero due uguali vuol dire che uno dei due è inutile, e quindi da questo punto di vista nasce dalla diversità, ma promuove le diversità, fa in modo che le diversità siano promosse, siano valorizzate, da cui anche la necessità che le diversità si confrontino civilmente e non incivilmente, come purtroppo accade troppo spesso nel mondo. E poi si parla della sostenibilità. In due parole, tre parole, quattro parole, c'è tutto il discorso del ruolo dei musei, del contributo che i musei danno a che cosa? Alla grande sfida dell'Agenda 2030 dell'UNESCO, agli obiettivi di sviluppo globale sostenibile, alla lotta contro il cambiamento climatico e così via. Ecco, poche parole, ma ci proiettano in questa dimensione. I musei sono parte di questa grande sfida che non abbiamo assolutamente vinto, ma speriamo di almeno fare dei passi nella giusta direzione. E concludo, e ho finito. I musei operano e comunicano eticamente e professionalmente e con la partecipazione delle comunità. Anche qua sono parole nuove, si è voluto
proprio ribadire, chiarire, rendere imprescindibile il fatto che se uno lavora in un museo deve lavorare eticamente, ha degli scopi etici che tutti devono rispettare, ma deve al contempo, no, e al contempo deve lavorare con professionalità e con la partecipazione delle comunità. Sottolineo qua anche la discussione della comunità o delle comunità, grandi discussioni per anni, siamo arrivati poi alla conclusione che si parla delle comunità, perché le comunità sono tante, diverse, e tutte devono trovare uno spazio, un accesso, un ascolto nel museo, offrendo esperienze diversificate per l'educazione, il diletto, la riflessione e la condivisione delle conoscenze. E qua chiudo, voi ci state dando un interessante contributo, ci avete dato insieme alla comunità italiana a questo grande dibattito, adesso noi stiamo anche aggiornando, ICOM sta anche aggiornando il codice etico, che anche questo non è che sia vecchio, ha pochi anni, però il mondo sta cambiando così rapidamente che c'è necessità di anche di aggiornare il codice etico di ICOM, che è il nostro punto di riferimento assoluto, insomma riconosciuto dall'UNESCO, riconosciuto da molte leggi, eccetera. Ecco, penso, spero, mi auguro che anche voi possiate dare in questo dibattito che si sta aprendo il vostro contributo. E vi ringrazio per l'attenzione. Allora, ringrazio Gisella Borioli e Alberto Garlandini. Io mi sono la curatrice che si è tenuta la pal dulcis in fundo e di fatto vi invito a visitare la mostra, per la quale non vi faremo alcuna visita guidata, noi ci metteremo lì a disposizione. Di fatto è una mostra che vi lascia una certa libertà di percorso, potete scegliere la parte che vi piace, trascurarne anche magari una che vi interessa meno. La libertà di visitare una mostra è anche questo, poter scegliere i propri contenuti. Troverete degli elementi che vi attrarranno, alcuni anche un po' misteriosi, come la diffusione di queste simpatiche apette, che scoprirete soltanto se seguirete le nostre attività. Noi durante la mostra avremo delle attività a cui invitiamo tutti a partecipare, delle visite ma anche degli eventi, dove a un certo punto queste apette, per le quali ringraziamo Maurizio, saranno le protagoniste. Vi invitiamo quindi a visitare la mostra, ma anche a bere qualcosa con noi e a usufruire di questo piccolo rinfresco che ci consentirà di continuare la nostra conversazione anche dopo queste presentazioni. Grazie a tutti e...